Quello di cui parliamo oggi è uno dei nodi più conosciuti, più famosi probabilmente nel panorama della pesca mondiale. Mi verrebbe da dire nel panorama della pesca a mosca mondiale, perché è un nodo, in maniera secondo me del tutto ingiustificata, spesso utilizzato da chi pesca mosca. È un nodo che serve per collegare due spezzoni di filo, che ha però delle caratteristiche che tutto sommato non lo fanno, secondo me, essere migliore di altri. È un nodo abbastanza complicato da realizzare ed è un nodo che non conserva carichi di rottura tali per cui debba essere così utilizzato nel mondo della pesca mosca. Fatto sta che sono in molti ad utilizzare il blood knot, soprattutto quando vanno a collegare due spezzoni di filo di diametri abbastanza simili. 14-16, 10-12, 14-18, esagerando? Beh, è un nodo che vi voglio mostrare perché ha delle caratteristiche geometriche piuttosto divertenti e interessanti, e soprattutto c'è un trucco per renderlo in qualche modo più sicuro. Quindi questo è il nodo di sangue. Bene, vediamo come si realizza. Come ho detto, è importante notare che si tratta di un nodo che dà il massimo di sé quando andiamo a collegare diametri molto vicini fra di loro. Quindi non è certamente un buon nodo se vogliamo collegare un filo del 30 ad un terminale che sia magari del 20, ok? Come si realizza? Si prendono i due capi di filo che vogliamo unire. Diventeranno alternativamente uno il corrente e uno il dormiente in questo avvolgimento. Allora, li accoppio in questo modo e a questo punto prendo uno dei due e comincio ad avvolgerlo su quell'altro. Lo avvolgo 4-5 volte, direi meglio 5 che 4, e arrivati a questo punto prendo il capo del corrente e lo riporto in questa posizione, creandomi un'asola con l'indice. Eseguo l'operazione dall'altra parte, cioè faccio diventare corrente quello che prima era dormiente e faccio gli stessi avvolgimenti, lo stesso numero di avvolgimenti. Benissimo. Qui adesso arriva il trick di questo nodo. Se ho infilato il capo del filo arancione dal basso verso l'alto, infilo il capo del filo verde dall'alto verso il basso, di modo che i due capi, una volta che vado ad assuccare il nodo, siano contrapposti l'uno all'altro. Questo è il modo per realizzare correttamente il nodo di sangue, che come vedete è un nodo che ha una geometria bellissima. Come ho detto, non ha delle caratteristiche straordinarie, ma se nella conclusione del nodo vado ad infilare il corrente nello stesso verso in cui ho infilato quell'altro, il nodo perde gran parte della sua efficacia. Ovviamente, come tutti i nodi, va umidificato prima di essere assuccato, perché ricordatevi di non trascurare mai gli effetti che il calore può avere sul nodo. Quindi se state realizzando questo nodo come qualunque altro nodo, è importantissimo tenere conto di questo. Un altro modo per verificare che il nodo sia eseguito correttamente, soprattutto quando parliamo di costruzioni così geometriche, avete visto avvolgimenti da una parte e dall'altra, diciamo la cartina di tornasole, è certamente verificare che le spire siano perfettamente allineate l'una all'altra. Questo era il blood knot, un nodo che io non utilizzo più, ho utilizzato nei primi anni della mia carriera di pescatore a mosca, poi ho scoperto che c'erano sistemi molto più veloci e molto più efficaci per collegare due fili.